attimi di panico. Panico, 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 paura. Anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè. Ciao fans, è un giovedì mattina, Luna nel weekend lavora, quindi ho preso ferie in settimana per andare in moto. La giornata è tipo così, speriamo che regga e vi diciamo dove stiamo andando mentre stiamo andando. Il giro di oggi ha previsto la partenza da Bema perché siamo qui in pianta stabile ancora per poco purtroppo. L'idea è quella sicuramente di fare lo Spluga, mai fatto lo Spluga così tante volte ravvicinata nella mia vita, anzi mai fatto lo Spluga così tante volte nella mia vita in generale. Nemmeno io. Poi questa volta, a differenza del giro precedente, al posto di girare a destra, gireremo a sinistra per andare verso il passo del San Bernardino, passo mai fatto. Dopodiché giù dal San Bernardino molto molto probabilmente andremo a fare il passo del Luco Magno, anche quello mai fatto. Una volta su dal Luco Magno gireremo a sinistra per l'Oberalp e giù dall'Oberalp vedremo se fare Furca Novena o se fare San Gottardo e tornare verso casa in base all'orario. One eternity later. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Dato che la discesa di Bema la sapete a memoria e soprattutto abbiamo poca memory card perché non ho svuotato l'SD questo weekend, dato che non siamo tornati a casa, direi che come introduzione basta e ci rivediamo direttamente quando siamo sullo Spluga, che così risparmiamo la memoria. Ciao Paz! Comunque Luna, i tuoi interventi sempre molto incisivi e soprattutto interessanti. Grazie. C'è stato un ciao fans e basta. Ciao fans. Beh, di almeno teletrasporto per favore. Teletrasporto. Move like the move like. Rieccoci fans sulla strada che porta allo Spluga. Ci siamo teletrasportati qua perché ve l'abbiamo già fatta vedere un sacco di volte questa strada e soprattutto perché è tutta statale, non c'è niente di bello da vedere. Parte i pini. Adesso siamo appena prima del paese di Isola, che dovrebbe essere una frazione di Campo Dolcino. No, una frazione di Madesimo. Ah, una frazione di Madesimo? Non si finisce mai di imparare. Diciamo che questa strada non è certo nota per l'asfalto in buone condizioni e neanche per le alte temperature, visto che fa abbastanza freddo. Ci sono 20.4 gradi, ma con la tuta traforata e le magliette a maniche corte se ne sembra di meno. Si sta molto bene invece. Stai molto bene? Sta molto bene, molto fresco, molto salutare. È perché la tua tuta è meno traforata. Beh, il collo lo sento, eh. Ma questo? Oddio. Oh, porca puttana. Vieni qua, amore. Paura. Attimi di panico. Panico, 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 paura. E alla console? Non so chi era. E Mimmo Marelli. Ah. E comunque nonostante sia un giovedì mattina c'è veramente... Ma quanto traffico c'è? A differenza della domenica ci sono un sacco di camion, trasporto merce, quello trasporta un caterpillar. No, 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 non bloccatevi sul tornante per l'amor di Dio. Si porta appena dietro il camion a respirare le esalazioni tossiche del gasolio. Comunque sul camion c'è scritto ribaltabili Colombo. Ribaltabile Colombo? Comunque non è che ci manca molto al tetto della galleria, eh. È vero. Guarda. Beh, un pochino sì. E beh, ci saranno 40-50 centimetri. Siamo in corrispondenza del lago d'Isola.
Ah, 29 all'ora. Adesso vediamo, appena c'è un pezzettino di rettilineo, se riusciamo a evitare di farci venire qualche malattia polmonare prima di arrivare in cima al passo. Ovviamente sia mai macchina dall'altra parte. Beh, adesso vedo abbastanza lontano, non c'è nessuno. Sì, però non mi tagliare la curva, zio, perché ho visto da in cima alla collina, non c'era nessuno. Non mi tagli la curva. Beh, Luna, se te la senti, non c'è nessuno. Sì, ma chiamo, guarda che gli taglia un botto ste curve. Lo so, mi stava schiacciando contro il guardrail. Boh. Continua a non esserci nessuno. Tornante. Scende un camion. Scende un camion, tipo sembra rialzato, un po' Pimp My Ride. Ah, oddio. Tu hai superato? No. Ma neanche le macchine hai superato! Adesso ho superato il camion, quindi non mi rompere, grazie. Continua a non scendere più nessuno, eh. Adesso arriva una macchina. Sì, ma adesso ho superato tutti. Oh. Mi lasci il tempo di non morire? Ma tu sei comunque contraddittoria, perché fai dei sorpassi quando non ci stanno e quando sono davanti ti dico non c'è nessuno, strada libera, vai serena, ma non vedo. Ma magari qualcuno esce da un incrocio e tu sei già superato e non lo sai. Luna, che c***o di incroci ci sono su una strada di montagna, è vuota, non ci sono incroci. Ma dove c'era un incrocio? Non è vero. Ma dove c'era un incrocio? E magari c'erano. Ma non è vero! Ma sei una bugiarda di merda! Ma non è vero. Lì sulla strada di Isola c'era un incrocio dove c'era la diga. Sì, ma ho superato 3 chilometri prima! Vabbè, l'importante è che sei arrivata. Ciò non toglie che sei una bugiarda di merda. Ma... Luna Colombo dice le bugie. Non è vero, era Sbuzzini che non capisce. Ma cosa non capisco? Se sono davanti! Non capisci. Cosa devo capire? Comunque, passo dello Spluga aperto. L'abbiamo fatto 80 volte quest'anno. Veramente tante, sì. È che d'altronde per entrare in Svizzera o ti fai tutta la statale fino a Lugano, cosa che probabilmente dovremmo fare al ritorno. E no, o vai dal Maloja, però. O fai il Maloja o fai lo Spluga, dipende poi da che parte devi andare. Anche se... Anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè. Ah bene, grazie per i tuoi contenuti, sempre molto interessanti. È un motivo. Contenuti di qualità by Luna Colombo. Porca vacca, che freddo. Minchia, mi congela il collo. Veramente. Uè, zio campato per aria. Mamma, che ghiacciaia è dentro la galleria. Senti che bello. Pensa alla caldata di Morvegno. Ah, dici di immagazzinarla adesso per godermela stasera. In maglietta, non salutano. Maglietta davanti e pantaloncini dietro. Gran combo. In maglietta, pantaloncini e non salutano pure. Guarda, la gente veramente io non la capisco. Però aveva i guanti. Cioè, se non saluta e non saluti, sei proprio, cioè, è proprio maleducato, capito? Purtroppo ce ne sono tanti così. Cioè, come quelli che entrano al bar, che veramente mi fanno io nervoso. Dici, ciao, e non è che ti dicono ciao. Ti dicono fammi un caffè. Ma almeno dire ciao. No, mi dicono un caffè. Inchia, che nervoso, t'ammazzo. Infatti, tipo, ieri è entrato uno e mi fa, gli ho detto ciao. Mi fa un caffè con Rettoanice. Minchia, poi quando se ne stava, cioè tipo si è girato per andare fuori, ho detto, ho parlato da sola, io mi sono detta buongiorno, per favore mi fa un caffè con Rettoanice? Sì, grazie, glielo porto. Cioè mi sono ho ridetto la conversazione come sarebbe dovuta essere. Come sarebbe dovuta essere? Che poi cosa costa la gente dire ciao? Boh. Cioè, io comunque, anche se le cose te le pago dentro al bar, per favore, grazie, te lo dico. Godiamoci quest'aria fresca di montagna, carica di polemiche. Guarda le mucchine lì, belle, al sole, sdraiate, belle.
si godono questi 22.8 gradi. Comunque questo termometro, anche se in realtà dovrei metterlo dall'altro lato dove non c'è il traliccio davanti che non me lo fa vedere mai, introduce dei grandi argomenti per quest'anno, perché possiamo guardare la temperatura e come i 75 anni discutere del meteo. Ah sì. Fa un po' freschino stasera. E tu c'è il termometro e dici, è vero, ci sono 20 gradi. E comunque siamo arrivati di fronte alla diga di Monte Spluga, costruita nel 1931, come riportano i simboli romani. Una volta facevano le cose per durare. Si butta nella curva. Si butta nell'altra curva. Oh. E questo è il lago di Monte Spluga. Che figata. Beh, comunque non è bello come il Fluela, per dire, però anche qua c'è un bel lago. Oggi non c'è tutta la calca che c'era domenica, ad esempio, qua parcheggiata. Ho appena impastato un moscerino. Ah, si è staccato da solo, wow. Si era impastato proprio in centro visiera. Si è scollato col vento. Oh. E questo pezzo tipo di strada rialzata con il campo e il lago sarebbe stata molto più figa se ci fosse stato il lago anche da questa parte. Eh sì. Quindi lanciamo un appello alla Proloco di Madesimo di spianare e fare il lago anche da questa parte. Diamo idee innovative alla Proloco, tipo spostate la montagna così c'è il lago più grande. Idea realizzabile soprattutto con semplicità. Tac, arrivati nel paesino di Monte Spluga. Guarda le mucche dove sono. Wow. Ciao. Oh, mangiamo. Questo qua è il proprietario delle mucche. Ciao, Guendalina. Guarda qua una volta come facevano i tornanti con i sassi proprio. Ma stanno facendo il bagno nel fiume? Ah sì. Porca che coraggio, sarà tipo straghiacciata. Già mi sembra freddo il mare in Sardegna ad agosto, per dire. Mi piace di più quello dell'Egitto che è temperatura brodo. Che bello. Beh, siamo arrivati in cima dove una volta c'era la dogana, che poi non si sa dove sia finita. È giù più in basso. Ma mi sembra chiusa a me. Passo dello Spluga, però non ci sono i metri. Lavori in corso. Oggi che è giovedì, vediamo se ci sono gli operai. Beh, penso di sì, ci sono i camion. Ah sì, guarda lì che stanno lavorando. Eh sì, eh. Guarda che fa le foto agli amici del cantiere. Che lavoro fai? Faccio le foto ai cantieri. Pensavo volesse farlo anche a me, ci sono rimasto male. Ah vabbè, è proprio rimasto un pezzettino di cemento, di asfalto. Potete ammirare un esemplare di Luna Colombo, sta per andare a fare la pipì nella foresta. Grazie alle magie dello zoom fino a 10x dell'iPhone possiamo seguirla fino dentro al bosco. Ah no, il video lo fa fino a 6x. Maledetto.